Quali sono le tendenze moda autunno-inverno 24-25? Lo vogliamo chiedere alla nostra consulente d'immagine, Laura Eva Carli, Ciao Susi. che effettivamente già qui abbiamo un look molto particolare, già Sì, tuo. diciamo uno delle 15 tendenze, quella più bella, ve la voglio dire subito, è questa eleganza sofisticata, questo mood anni 50, e questa raffinatezza che ci ricorda un po' i vitini di Vespa, gli abiti tutti sciancrati di Christian Dior, tutte queste cose di un'eleganza unica, per fortuna ritornano. Ma prima di parlare di questi 15 punti per aiutare tutti i nostri telespettatori a sistemare il proprio guardaroba a puntino per quest'autunno, volevo fare una piccola riflessione con te, veloce veloce, di Vai. cosa è successo nei défilé di New York, Parigi, Milano, i charity event di Los Angeles. Cosa abbiamo visto? Io mi guardo tutte le sfilate, prima andavo fisicamente a vedere le Ma ora si sfilate. può guardare Ora è anche. bellissimo guardarsele da casa e poi mi prendo tutti gli appunti di quelli che sono i macro trend, della moda. Diciamo che la moda per la prima volta accusa un default, una crisi incredibile. Abbiamo ammanchi di meno 30% sulle vendite del lusso, cosa che non era mai successa prima. Questo perché, le sfilate hanno voluto mandare un messaggio: il mondo della moda deve cambiare. Questo è molto importante perché mentre prima, c'erano cose assurde, come dicevi spesso te in altre interviste, il divario tra la sfilata, la passerella e il mondo reale, che era veramente inconciliabile, anche il mondo dell'alta moda sta cominciando a prendere il passo su questo cambiamento epico mondiale e sta lanciando un messaggio di normalità. Infatti questo mega trend si chiama Quiet Luxury, oppure Old Money. Quiet Luxury vuol dire un lusso tranquillo, Insomma. meno ostentato, e questo Old Money che è proprio da ripulitina, da precisina, diciamo, per vederlo una roba tipo Polo Ralph Lauren, il maglioncino sulle spalle, il mocassino, quest'anno la scarpa di riferimento, gli accessori Io vincono l'amo proprio. tantissimo È questa moda, devo bellissimo, dire. sì, di uno chic, questa eleganza accennata, sottovoce, Con bellissima. gli abbinamenti giusti, Bellissimo, cioè, stupendo. Quindi che è un po' guardiamo da subito. pazze psicopatiche, però voglio dire, cioè, è tutta un'altra cosa, che Sì. non vuol dire spendere, ti dispiace? Assolutamente, infatti qui vengo in ballo io, diciamo che avere un consulente d'immagine, uno stylist, una persona che ti aiuta a trovare il look perfetto per te e valorizza L'immagine, la tua certo. forma, perché ognuno di noi ha delle prerogative più importanti e più difficili, quindi vanno mascherate quelle più difficili e vanno valorizzati i nostri punti Enfatizzate quelle, forti. certo. E quello lo puoi fare se sei già capace a muoverti nella moda, ma se non lo sei, come ti affidi a un bravo parrucchiere, ti affidi a uno stylist. Certo. Praticamente il secondo trend dopo l'anno 50, dopo questa eleganza raffinatissima, è il boho chic. Non so se avete visto le sfilate di Chloé. E quindi è questo mix di stivali belli, alti, arriva sempre lo stivale alto, con della roba tutta ruche, morbida, trasparente, delle cose romanticissime, con degli accenni anche un po' etnici, quindi frange giganti, mentre le frange le vedevamo sempre. Quest'anno addirittura delle frange che sono interminabili, bellissime. Un altro trend è sicuramente il tailoring, i tailleur che sono sempre qui per restare. Quello è il mio. E il tailleur, tra l'altro, ci aiuta anche a salvare un po' di cash, un po' di denaro, perché con il tailleur posso usare il pantalone, che quest'anno è a sigaretta, più che a sigaretta, dritto, diciamo, il pantalone diventa dritto. Cominciamo ad abbandonare questi pantaloni enormi, larghissimi, i famosi cargo, cominciano un po' a lasciare spazio a un pantalone dritto, elegante. Il famoso pantalone a fegatello non va, è quello tutto stretto, stretto, ancora no, No. non è tornato. E quindi questi tailleur riva la giacca che è stata sin oggi oversize, riva la giacca che evidenzia il punto vita, e rivanno questi dettagli di
di sartoria, sempre qui per restare il tailleur Chanel fatto con questi bellissimi o in lana o bouclé, delle cose sempre. Perché il tailleur risolve tanto, perché una cosa sola la prendi oppure la spezzi, quindi anche risparmio. Il pantalone con una bella camicia e un bel maglione, anche con un jeans, è stupendo, ha già fatto tutto. È stupendo. Quindi voglio, però ecco, la stylist ci serve anche la consulente d'immagine per capire quali sono i nostri punti di forza e quali sono meglio coprire. Anche perché poi, per esempio, la businesswoman, oddio, dobbiamo dire velocemente, la businesswoman col tailleur, lo sportivo ricercato, il collo alto quest'anno, il Dolce Vita vincerà anche negli strati sotto una camicia e con questi capispalla, con questi colli abbiamo larghissimi. Abbiamo visto questi colli molto importanti che si tirano su. Bellissimi. E poi i capispalla con le sciarpe, vanno tutti questi capispalla con queste sciarpe, va sempre la mantella. Ma le mantelle ritornano di moda. Sì. Scusa, ma quello che hai tu adesso? E poi i gioielli da pazzi, vanno tutta l'accessorio enorme, ritorna, begli orecchini come i tuoi grandi, begli accessori particolari e sempre l'animalier torna furioso. Molto carina quella. Bellissimo. E rivanno le pellicce, sempre questo stile. Ma sono ecologiche. Ecologiche, cioè, guardate sono che bellezza, ritorna il bisone, quanti ne abbiamo visti nella nostra città, mamme. Di questi bisoncini, questo è un bisoncino ecologico corto da mettere con un jeans, stupendo, sia in un elegante che in uno sportivo. Perché voglio dire, è molto importante anche il rispetto della natura. Assolutamente, il green, l'ecosostenibilità è un altro trend importante e quindi di nuovo il jeans rivà sempre un po' le stesse cose, diciamocelo. Sì, però ecco, vanno mischiate. In e modo... poi è tutto molto più tranquillone, un po' meno scacciarone. Ma perché infatti è una moda che mi piace tantissimo, sì, tranquilla. Più elegante, più elegante. Vabbè, poi ognuno si sente, io dico sempre che il vestito, non so se è la mia idea, è come un'armatura, no? Nella quale tu ti ci devi sentire dentro e quindi uno ti può dire, ma ti sta bene tutto? No, io mi sento bene in quel modo, perché poi anche la tua, il tuo parlare, il tuo muoverti diventa tutto naturale. Assolutamente, quando non se, se ti senti bene in un outfit, riesci ad esprimere anche la tua personalità. Se ti senti scomodo, se ti senti impacchettato, sicuramente la tua personalità non emerge. Ecco, quindi altri consigli che vogliamo dare? Guarda, l'ultimo, così l'ultimo possiamo chiudere. Che ti posso dire? Poi la maglieria, ecco. Perché è questo sempre trend cozy, no? Lo chiamano cozy, vuol dire confortevole, comodo, caldo. La maglieria poi anche in termini di vendite fa da padrona, perché poi è comoda, certo. È calda, è dinamica, ti puoi muovere bene e quindi tantissima maglieria anche quest'inverno. Comunque, consulente d'immagine, se abbiamo problemi sappiamo a chi rivolgersi, perché certo. A volte si può risolvere in pochissimo e con pochissimo. Anzi, è la sfida più divertente, vestirsi benissimo spendendo pochissimo. Laura Vacarli, consulente d'immagine, moda autunno inverno 24-25. Grazie.